Di solito, nella creazione di un mito e della sua relativa mitologia, vengono a concorrere diversi elementi e dimensioni, che talvolta si sovrappongono tra di loro e, o addirittura, entrano in contraddizione. Oggi qui a Palazzo Gopcevic e nelle sale del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl cercheremo a nostro modo di narrare e dare forma a quella mitologia della frontiera che contraddistingue anche la città di Trieste. La città Emporio, infatti, fu uno dei tanti luoghi che contribuì, e forse lo continua a fare a sua insaputa, contribuì a far da scenario a quel mondo mitteleuropeo che vide la fine di un impero e la nascita della modernità. Inizieremo dunque da qui un viaggio che ci porterà in epoche diverse, dalla fine del Settecento al pieno Novecento, accompagnati dalla presenza leggera delle muse, le figlie di Zeus, protettrici insieme al dio Apollo di tutte le arti sorelle. Scorrendo alcune immagini, opere d'arte e diversi documenti, ricostruiremo la storia e la memoria di quel mito sottile che caratterizza Trieste e la vita di alcuni suoi importanti artisti nel campo della musica, dell'arte e del teatro e dei suoi luoghi annessi. La carrellata dei nomi potrebbe essere lunga e ci limitiamo per adesso a ricordare Natale Schiavoni, Giuseppe Barison, Umberto Veruda, Giuseppe Rotta, Carlo Schmidl e infine Giorgio Streller. Ed entriamo dunque nelle stanze delle muse incontrando questa figura giovanile di donna che suona il liuto, un dipinto eseguito dal Baldisseroni nel 1846 a Venezia, come si evince appunto dalla data e firma in alto a destra dell'opera. Questa giovane donna che ci guarda potrebbe interpretare le forme di Tersicore, la musa della danza e dell'inno corale. Siamo qui nella terza sala del Museo Teatrale, dedicata in special modo al teatro della lirica, ma anche al teatro della prosa, tra l'Otto e il Novecento. Ed incontriamo una delle figure più importanti del teatro di prosa della nostra regione, ma diventata una gloria nazionale. Alle mie spalle, infatti, è raffigurata Adelaide Ristori, eseguito il dipinto da un importante pittore di origine chiozzotta, Natale Schiavoni, che tra il 1797 e il 1807 risiedette addirittura a Trieste, operando per chiese, palazzi privati e gallerie. A Trieste venne nominato il pittore della grazia. Infatti vediamo nel volto e nell'eleganza della giovane attrice e nelle sue forme delicate come la pittura di Natale Schiavoni riesce a cogliere quella grazia della persona ritratta. Il dipinto è eseguito attorno al 1840 e quindi troviamo la giovane Adelaide appena diciottenne all'inizio di una carriera sfolgorante che la porterà in 5 continenti a rappresentare più di 3500 spettacoli in tutto il mondo. Ma chi è Adelaide Ristori? Adelaide Ristori è una giovane fanciulla nata a Cividale da una famiglia di artisti che arriverà alle cime del successo e del mondo. Infatti nel 1847 convolò a nozze con il marchese Guglielmo Capranica del Grillo a Roma, diventando marchesa. Ma poi attraverso la grande compagnia reale di Torino intraprese delle tournée speciali in tutta Europa, la prima a Parigi nel 1855 durante l'esposizione universale venne acclamata dal grande pubblico all'Opéra, o poi nel 1857 una grande tournée che la portò in tutta l'Inghilterra ma soprattutto a Londra dove interpretò diverse opere di Shakespeare, ma sicuramente come ha definito George Sand la sua vita e la vita di un romanzo, intraprese tra il 1874 e il 1876 un importante viaggio intorno al mondo, una tournée speciale,
toccando l'Australia e altri luoghi in cui mai una compagnia teatrale italiana aveva solcato il suolo. Adelaide Ristori, qui raffigurata giovanissima, morirà all'età di 84 anni, omaggiata e considerata veramente una gloria nazionale. Infatti nel 1882 il re Vittorio Emanuele III, per il suo 80° compleanno, l'omaggiò della presenza visitandola nella sua villa. Nella sala degli strumenti etnici di origine europea entriamo, forse grazie alla presenza invisibile di Tersicore, la musa della danza, nel mondo della musica popolare, della musica di strada, un elemento che può essere identificato con il Festival delle Canzonette Popolari a Trieste, ideato proprio da Carlo Schmidt nel 1890, ma soprattutto della presenza, oltre della città, della dimensione carsica, di un mondo legato a un paesaggio e a una dimensione culturale diversa. E questo lo possiamo ammirare attraverso questo bellissimo dipinto eseguito da Giovanni Paglierini, un pittore ferrarese, anche lui come Natale Schiavoni trasferitosi a Trieste attorno alla metà dell'Ottocento, abile ritrattista come lo Schiavoni, ma che qui vediamo intento a narrarci, a raffigurare un'altra storia. Ritroviamo all'interno di una taverna due mandriani, due giovani del Carso, intenti a ballare al centro. E vicino a loro ci sono i loro amici, i loro compagni, intenti a brindare con del buon vino. I musici, nell'altra parte estrema, suonano questa danza, questa musica popolare, rendendo sempre più acceso il tono all'interno della locanda. Un altro artista che ci tramanda la tradizione e l'usanza di suonare per strada la musica popolare è Giovan Battista Rose, nato a Trieste nel 1806 da padre francese. Il Rose si dedicò molto al paesaggio e alla pittura di scena, come questo piccolo dipinto alle mie spalle, in cui vediamo tre suonatori all'angolo di una strada intenti a creare musica. Alle loro spalle ci sono dei fanciulli intenti ad ascoltare in silenzio questa musica che si sprigiona dal loro fagotto, dalla loro tromba, dal loro clarinetto. Attraverso questo dipinto possiamo ritrovare una Trieste antica, un'immagine che ci fa capire anche le tradizioni popolari legate alla musica. Come dicevo prima, nel 1890 Carlo Schmidl creò il Festival della Canzone Popolare Triestina. Thank you.
Protagonista indiscusso del nostro percorso e della nostra storia oggi è sicuramente Carlo Schmidl. Carlo Schmidl che diede vita a un'importantissima raccolta fin da giovane di spartiti musicali, di strumenti, di decorazioni che riguardavano proprio la musica e il teatro. Carlo Schmidl che donò alla città di Trieste questa raccolta. Ma chi è Carlo Schmidl? Carlo Schmidl, che qui vediamo raffigurato in un importante dipinto e un ritratto eseguito da Giuseppe Barison, ormai all'apice della sua carriera, è un giovane che inizia la sua attività nel Fondo Covicentini e nel 1889 lo rileverà creando il suo primo grande negozio in Piazza Grande, in un locale del municipio. Carlo Schmidl nel 1920 stipulerà una convenzione con il Comune di Trieste per donare la sua importante collezione alla città, ma rimanerne ancora in sua proprietà fino alla morte. Non dobbiamo dimenticare che Carlo Schmidl, oltre alla sua intensa attività di stabilimento appunto e negozio di spartiti musicali, strumenti e ebbe un importante ruolo nello studio della cultura e della musica a Trieste, creando e ideando il Dizionario Universale dei Musicisti, che qui possiamo vedere all'interno di questa vetrina all'ingresso del museo, vicino alle immagini che ritraggono i suoi genitori. Come abbiamo detto, Carlo Schmidl dedicò gran parte della sua lunghissima vita a creare una collezione importante di cimeli, di ricordi, di strumenti, di spartiti legati alla storia della musica, nonché alla creazione del suo Dizionario dei Musicisti. Ma sicuramente l'atto più importante fu la donazione della sua collezione, prima nel 1920 e poi dopo diversi anni di lavori, a creare quell'importante museo teatrale inizialmente denominato Giuseppe Verdi, presso alcuni locali del Teatro Grande di Trieste, che venne inaugurato la sera del 20 dicembre 1924. E qui ritroviamo il nostro Carlo Schmidl in questa gigantografia alle mie spalle, all'interno di una delle sale del museo appena aperto, che sta discutendo insieme a Teodoro Costantini, dapprima segretario e poi direttore del curatorio del Civico Museo. Come possiamo vedere da questa gigantografia, che ci raffigura lo Schmidl 65enne, leggermente più giovane rispetto al ritratto che abbiamo visto prima, eseguito da Barison, è intento a controllare gli inventari e alla catalogazione di tutti i cimeli, di tutti gli oggetti che lui donò alla città di Trieste. Quindi questa istantanea ci riporta nel tempo antico, ma ci riporta ancora oggi, perché questo museo, dopo vari spostamenti, da prima al Palazzo Morpurgo nel 1991, finalmente venne inaugurato con la nuova sede a Palazzo Gocevic nel 2006. Come abbiamo detto all'inizio, in questo nostro viaggio ripercorriamo figure fondamentali della storia di Trieste, ma anche i luoghi di questa città e i luoghi dove ritroviamo le muse. I luoghi dedicati alle muse sono infatti i musei, dal greco museum, luogo specifico delle muse. Ma non solo i musei, come questo in cui ci troviamo, anche per eccellenza il luogo in cui la creatività espressa dagli artisti attraverso l'ispirazione delle muse sono i teatri. E i teatri a Trieste, come in tante città della nostra regione, nell'Ottocento furono tantissimi, che ora ormai sono distrutti. Ma grazie a questa ricostruzione che ritroviamo alle mie spalle, conosciamo i nomi di questi teatri, che vengono citati più volte in tante guide, ma soprattutto in questa che tengo nelle mie mani, la nuova guida del nuovo museo teatrale Schmidl. I teatri
sono il Teatro Mauroner, il Teatro Armonia, il Teatro La Fenice o il Teatro Filodrammatico, ormai distrutti o chiusi da tanto tempo, ma che ricordano l'importanza della musica, dell'arte e del teatro in questa nostra città. Sicuramente frequentatori attivi dei teatri, dei luoghi più importanti a Trieste, sono i fratelli Rota, che provengono da un'importante famiglia di artisti originari del Mugnano d'Istria, che qui vediamo raffigurati alle mie spalle, uno cantante, l'altro compositore e musicista. Sicuramente la figura più importante è quella dietro di me, che è la figura Giuseppe Rota, grande compositore, che eseguì e fece diverse opere di musica sacra anche a Trieste e che qui le vediamo raffigurato in abiti eleganti, in abiti da sera, vicino a un pianoforte con degli spartiti che rappresentano proprio delle sue opere, la messa numero 1 e il Romani in Pompeiano, opera messa in scena proprio al Teatro Grande di Trieste. E vicino a lui il fratello Giacomo Rota, cantante lirico, baritono, che fu attivo a Trieste, nel nord Italia, ma anche in tante città d'Europa. Sotto il quadro c'è una vetrina che ricorda tanti avvenimenti della sua vita, con dei cimelli, con addirittura una corona d'alloro che ricorda una memorabile spettacolo. E i ritratti sono eseguiti da un altro fratello, da Giovanni Rota, non musicista, non cantante, ma bensì pittore. Un artista che si fece conoscere in città nella metà dell'Ottocento, ma che portò le sue opere anche fuori la città, fino a Venezia e ben oltre. Ma oltre ai fratelli Rota, qui nel Museo Teatrale ritroviamo anche la moglie di Giacomo, Eugenio Dorigo Lotta, che venne eseguito questo ritratto sempre dal cognato Giovanni. La troviamo in questo abito elegantissimo che rappresenta proprio l'ideale di cantante lirica, di soprano, che lei interpretò in grande parte d'Europa. Siamo arrivati al secondo piano del Museo Teatrale e in questa bellissima sala in cui ritroviamo un pianoforte a coda, dei pianoforti bellissimi di varie dimensioni e grandezze, ritroviamo un'altra opera che ci riporta nel mondo della metà, quasi fine dell'Ottocento, per comprendere che, come abbiamo visto, la musica a Trieste si faceva in tanti spazi, in tanti luoghi, nei teatri, ma anche nelle case, nelle residenze signorili dell'alta borghesia. E qui, di fronte al riquadro di Francesco Beda, artista triestino che intraprese una carriera attraverso la frequentazione dell'Accademia di Vienna, eseguì diversi interni e diverse famiglie triestine. Questo dipinto è datato 1873 e, come ricorda questo importante catalogo dei Civici Musei Colori e Musica, ricorda che il far musica in casa era una prerogativa del mondo ottocentesco e rientrava in quell'ottica di serenità domestica che generalmente doveva intonare l'immagine pubblica assunta dalla classe agiata nei confronti del ceto più modesto. Vediamo attorno ad un elegante pianoforte di marca Schnabel che posano un padre, una madre e una figlia, tutti intenti ad osservarci, tutti pronti a ritornare a far musica nella loro casa, ma ci accolgono come ci avrebbero accolto i Rota che abbiamo visto poco fa, nel loro spazio domestico, ma anche nelle grandi sale di concerto e di teatro.
In questa sala centrale del Museo Teatrale Schmidl, dedicata ai grandi interpreti e artisti dell'Otto e Novecento, di Trieste e non solo, ritroviamo importanti personaggi come importanti direttori d'orchestra dietro alle mie spalle, Victor de Sabata e Gino Marinuzzi. Ricordiamo che poi in questa sala, in cui si trovano dei dipinti che ricordano le memorie di Bellini, eseguito da Giuseppe Lorenzo Gatteri, vengono conservati ed esposti i bellissimi abiti di scena del mezzosoprano triestino Fedora Barbieri. Ma in assoluto il capolavoro, l'opera d'arte che qui ci interessa, che ne fa da padrona, è il ritratto che qui vediamo raffigurare, ritrarre un importante musicista, cantante, un baritono come Giuseppe Rota, Giambattista Delfino, detto il Menotti. Un'opera che, come vediamo, dall'importante firma e data posta nell'angolo in basso a sinistra, venne eseguito allo scadere del secolo, cioè nel giugno del 1892, da Umberto Veruda, giovane grande artista triestino che però operò in tante città e capitali d'Europa. Ricordiamo un suo alunnato a Parigi, ma anche importante attività grazie conoscenze di amici e mecenati nella capitale dell'Impero Asburgico, cioè a Vienna. Infatti conosciamo tutti la sua amicizia, il suo legame fraterno con Ettore Schmidt, Italo Svevo, ed eseguì nello stesso anno, 1892, il grande quadro che ritrae il letterato banchiere insieme alla sorella Ortensia, sempre nel 1892. Ma chi è Delfino Menotti? È un baritono che fu anche amico del Veruda. Infatti c'è una fotografia negli archivi fotografici dell'università che ci mostra i due amici, Veruda e Menotti, assieme, fotografati, immortalati, di fronte a questo bellissimo ritratto, a questa immagine moderna, dipinta con un tocco sciolto, quasi a ricordare la scuola veneta o l'impressionismo che a Parigi aveva preso piega e dove sicuramente Veruda ebbe modo di conoscere in tempo diretto. Come possiamo leggere dalle pagine dell'Indipendente nel 1904, proprio l'anno in cui Veruda scomparse giovanissimo all'età di 36 anni, come altri geni della storia, Mozart o Raffaello, troviamo questo scritto. Egli, come Silvio Benco, ha portato tra noi il soffio dell'arte moderna, dell'arte nuova, vigorosa, nervosa, riproduttrice della vita concepita con profondo sentimento e vista con i propri occhi, fatta per i sensi e per il pensiero, sgorgata dall'immaginazione e ispirata al vero. E per questo può essere additato come un modello a tutti quei giovani che dal vero e dall'arte si staccano per seguire le linee dei maestri e per vedere il mondo con gli occhi degli altri o per delineare nell'espressione dell'invisibile. Ecco, con queste parole, come già negli occhi di Giuseppe Rota, vediamo quell'intenzione psicologica della ricerca della figura ritratta, in questa posa moderna, nuova, figura di Dendi, questo cantante che ci osserva, seduto di sghembo, appoggiatosi a questa sedia, con la mano nel panciotto e nell'altra tiene con leggerezza una sigaretta. Se non è questa modernità, se non è questo vedere una nuova arte con occhi nuovi, con occhi giovani. E fu questo l'importante contributo che il Veruda diede non solamente
alla pittura triestina, alla pittura locale, ma direi in qualche modo alla pittura d'Italia e alla pittura europea. Come sottolineò Benco nel 1922, lo studio del Veruda si concentrò sempre sulla figura umana. Fragrante e fresca sensualità di donne giovani, carezzate dalla lunga pennellata, o penetranti analisi di caratteri virili, intonate con larga e robusta schiettezza, sono il miglior tesoro che il maestro triestino ci abbia lasciato. Queste parole, tornando sul quadro che raffigura il Menotti, all'età di 34 anni, come indica la scritta in alto, vengono eseguite in un anno direi glorioso, in cui Veruda produrrà anche altre importanti opere. Infatti in quello stesso 1892 eseguì degli interni di ambiente, oltre che al ritratto che abbiamo prima citato di Italo Svevo con la Sole d'Altensia, dei luoghi in cui si vedeva la gioventù, l'alta borghesia triestina, all'interno di palazzi, di residenze, a conversare felicemente. E questi dipinti, il duetto, il terzetto e il quartetto, vennero acquistati proprio alla fine degli anni 90 presso il negozio dello Scioglia da Elisabetta d'Austria, dalla principessa Sissi, per decorare una parte della sua villa dell'Achilleion di Corfù. Ma sicuramente a far da cornice allo strepitoso ritratto che abbiamo appena menzionato e raccontato, c'è anche questo magnifico pianoforte, un pianoforte costruito dalla ditta Magrini & Son, come vediamo appunto nella targhetta attaccata al pianoforte, un pianoforte che rappresenta la modernità anche dell'arte della costruzione di questi strumenti musicali, tutto laccato in nero, con questa figura femminile che rappresenta la modernità dell'arte liberty. Si ipotizza appunto che questo pianoforte, che questo strumento fosse eseguito intorno al 1902 e che fosse anche stato esposto a un'importante esposizione internazionale di arte decorativa moderna a Torino. E quei padiglioni furono eseguiti, progettati da un altro importante artista, protagonista dell'arte liberty che proviene dalla nostra regione, che è l'architetto Raimondo da Ronco. In questa sala dedicata agli strumenti musicali dell'orchestra, quindi la regina dei teatri, ritroviamo un altro importante personaggio triestino, figlio d'arte, figlio di un pittore. Cesare Balzon è qui raffigurato giovanissimo, quasi l'età di 20 anni, come virtuoso del violino. Infatti fu interprete speciale di questo strumento, avendo una lunga carriera internazionale, direi quasi mondiale. Ma sulla scia di importanti artisti che la scuola triestina ebbe, portò il nome di Trieste in tutto il mondo. Ricordiamo che prima di lui ci furono altri importanti artisti, quali il famoso Guido Heller, ma nel Novecento ci fu anche un'altra importante interprete, Amalia Alberta Ferrari, che fu la madre di Giorgio Strehler. Già tutto visto e tutto da vedere, già tutto sentito e tutto da sentire, da troppo tempo e troppo poco. Così scriveva Giorgio Strehler nel settembre del 1991, 6 anni prima di lasciare la vita. Siamo qui a Palazzo Gopcevich, nel fondo dedicato a lui, nel fondo Strehler, che venne fondato nel 2005 grazie alla donazione delle sue eredi.
era doveroso concludere questo nostro percorso dedicato alle muse e ai luoghi delle muse, forse con la presenza qui invisibile di Polimnia, musa della tragedia, o di Tallia, musa della commedia, ricordare proprio in quest'anno Giorgio Strehler, nato nel 1921 a Trieste. Quindi in occasione di questo centenario, ricordare il grande interprete prima e poi il grande regista che con la fondazione del Piccolo Teatro di Milano nel 1947 ha cambiato non solamente la tradizione e la vita del teatro in Italia, ma ha portato il nome di Trieste alto a Milano e nel mondo. Bisogna ricordare che Giorgio Strehler viene da una famiglia di artisti. Il nonno, Olimpio Lovrich, fu un grande impresario teatrale, nato a Zara ma si trasferì presto a Trieste. E, come abbiamo citato prima, tra i virtuosi del violino, tra i virtuosi che nacquero a Trieste e che diedero importanza al violino, ci fu anche la mamma di Giorgio Strehler, Alberta, chiamata per tutti Alberta Ferrari, che, rimasta vedova giovanissima, si trasferì a Milano e diede vita al Trio di Milano. Quindi Giorgio Strehler prese in tutta la sua vita ispirazione dall'arte, dalla bellezza, dalla musica, ispirato indubbiamente dalle muse. Lungo la strada questa notte ho trovato una grande pace, come un calore. Era il sentimento per la prima volta di sapere qualcosa di teatro. Un speciale compiacimento dell'artigiano che incomincia ad accorgersi che ha il suo mestiere. Il mestiere che non è quasi più un problema, ma un aiuto a risolvere i problemi. Questa frase ci aiuta a entrare nel mondo di Giorgio Strehler, nel mondo del suo teatro, della rivoluzione che lui ha portato e che qui in questa importante sala, tra i 4.000 libri della sua biblioteca, tra le carte d'archivio e tra le note di regia, noi, semplice pubblico, ma gli studiosi, possono ancora ricercare, trovare, riscoprire. Ma dobbiamo assolutamente, in questo centenario della sua nascita, ricordare che Strehler, con il Piccolo Teatro, porta novità e anche l'utopia di fare un teatro non per un pubblico che sia spettatore e basta, ma proprio per la società, e lo fa con importantissime produzioni. La prima, mettendo in scena quel suo amato Goldoni, da cui lui comprendeva la vita di tutti i giorni e la vita delle persone, la psicoanalisi che ci muove, ed è Arlecchino, servo di due padroni. Portato in una grandissima tournée già nel 1947, ma che poi verrà ripetuta per più di 15 anni in tutto il mondo. Altro importante episodio, fondamentale tappa per ricordare il teatro di Giorgio Strehler, sono le opere di Bertolt Brecht, l'opera da tre soldi, che mette in campo sempre a Milano nella stagione 1955-56. Sarebbero tantissime, l'elenco sarebbe veramente troppo lungo per ricordare tutte le sue scene, tutte le sue regie, ma indubbiamente, come abbiamo visto, la musica fa parte della vita di Giorgio Strehler. Lui stesso, come in questo bellissimo catalogo che un po' ricorda le gesta e lo studio di questo importante fondo,
disse che se non avesse fatto il regista, forse avrebbe potuto fare il direttore d'orchestra, forse per l'influenza della madre violinista. Ma sappiamo che si cimentò anche nel teatro musicale. Partecipò una sola volta al Festival di Salisburgo, all'importante Festival d'Opera, mettendo in atto, insieme al pittore Damiani, il Flauto Magico, l'opera di Mozart. E qui sono raccolte proprio le note di regia in cui lui va ad indagare i vari piani in cui può essere rappresentato il Flauto Magico, questa opera messa e rappresentata in musica da Mozart nel 1791. E poi c'è un altro foglio interessante in cui c'è l'attento studio del vestito di Papageno, questo uomo che cerca di imitare con la voce il suono degli uccelli e quindi dare vita alla musica e alla natura.